Via, partiti! Allora, primo dell'anno, 16ª edizione mai interrotta di questa podistica. Ai podisti pesaresi piace faticare da subito e piace soprattutto smaltire il cenone. Esatto, siamo già pronti già da questa mattina, primo dell'anno, per la prima corsa di gruppo tutti insieme. Soprattutto è l'occasione per farci gli auguri qui a Pesaro con tutti i podisti pesaresi e non. E ripartiamo subito, è appunto la 16ª edizione. Siamo sempre pronti noi come Atletica Banca di Pesaro ad organizzare il tutto e speriamo che anche questa edizione vada a buon fine. Quindi siamo pronti, carichi per un inizio di 2023 con tante corse in programma. Io faccio il babbo Natale anche perché sono un po' il babbo di questa società, quindi farò da guida in questo percorso che avrà un giro in centro storico più lungomare e faremo gli auguri a tutti i cittadini e nonne di un anno sereno, perché serve veramente in questo periodo. E questo è. Richiamiamo l'attenzione a tutti per questo giro che, come dicevamo, è giunto alla 16esimo anno e quindi attira sempre più podisti, corridori, camminatori. E siamo in giro per fare gli auguri, ecco qua. Questo è uno dei pochi eventi completamente gratuiti, noi forniamo tutto il ristoro, ringraziamo chiaramente i nostri sponsor che sono la banca, che sono i regimi infissi. Abbiamo poi una donazione volontaria all'Aido, chi vuole fa la sua donazione, quindi anche uno scopo benefico. Chi vuole al mattino, se non ha fatto tardissimo, se non ha mangiato tantissimo, si presenta qua e viene con noi a smaltire, come dicevamo prima, il cenone. È un ritrovo che abbiamo visto che negli anni, col passare degli anni, si ritrova sempre più gente e quindi abbiamo piacere sempre di confermarlo. Oggi di nuovo qui a fare sia corsa, quindi uniamo l'utile al dilettevole, corsa, sport con la beneficenza, quindi cerchiamo veramente di fare tante gare, sport e tenerci sempre attivi. Abbiamo fatto ormai gli ultimi 5-6 anni sempre la corsa, quest'anno invece facciamo da apripista, infatti abbiamo qui la cassa, la tombetta e il fischietto. Facciamo da apripista, così quando arrivano tutti i Babbo Natali scatenati noi cerchiamo di far strada e far correre tutti. Dare questa possibilità a tutti, sempre di corsa. Ricordiamo anche una cosa, un dettaglio che però è importante. Qui c'è il clima di grande festa, però state comunque partendo per una 10 km, che per quanto non competitiva è sempre un bel giro. Sì, è sempre un bel giro. Diciamo che per quelli che ormai come noi facciamo 7-8 maratone all'anno è una passeggiata, però è un buon inizio per tutti quelli che vogliono venire a correre.